Signor Filippi, allora la vicenda della Pandolfaccia e dei Malatesta sono entrati anche in Consiglio Comunale. Sì, questa mattina ho presentato due interrogazioni in Consiglio Comunale e chiederemo risposte all'assessore al turismo, alla cultura Marchegiani e anche al sindaco, perché sono successi due fatti molto gravi. Primo, un raduno di tutti gli sbandieratori a livello nazionale, quindi con 500 turisti per metà settembre, bassa stagione, e il Comune di Fano, mentre prima si è fatto promotore di questa iniziativa, oggi praticamente spedisce i 500 turisti, quindi 80.000 euro di indotto a metà settembre nella vicina Pesaro. Questo è un fatto gravissimo, inaccettabile, sul quale chiediamo lumi all'assessore e anche al sindaco. Secondo fatto grave, sicuramente riduttivo, ma che fa vedere la lungimiranza o come gestisce l'assessorato al turismo e alla cultura il nostro assessore, ovvero quello di escludere dal Grand Tour della Cultura promosso dalla Regione Marche, al quale partecipa il Comune di Fano, quindi un'iniziativa lodevole, quindi ha deciso di fare un'iniziativa sui Malatesta, anzi più iniziative sui Malatesta, e non viene coinvolta la maggiore associazione fanese che da tanti anni si batte per promuovere i Malatesta in giro per l'Italia, perché la Pandolfaccia gira una marea di città italiane, si fa portavoce delle tradizioni che usavano i Malatesta. Ecco, questa associazione viene esclusa dall'assessore al turismo, quindi chiediamo al sindaco se non è ora di cambiare le deleghe all'assessore al turismo e alla cultura, perché abbiamo visto purtroppo le gaffe che sono successe in questi anni e continuano a succedere nel silenzio più totale dell'amministrazione.